Questo è un esercizio completo sulla teoria cinetica dei gas. Abbiamo 60 g di gas anidride carbonica a pressione ordinaria, quindi un'atmosfera a temperatura ambiente 27 gradi centigradi, che vanno sempre portati in Kelvin. Altrimenti tutto lo svolgimento e i risultati dell'esercizio risultano sbagliati. Le domande sono le moli, il volume, il numero di particelle, l'energia cinetica media, quella cinetica media di sola traslazione, velocità quadratica media e energia interna del gas. Qui il gas non subisce nessuna trasformazione, ma sta in uno stato singolo, quindi disegniamo un punto nel piano PV. Di questo stato conosciamo la pressione, la temperatura, cioè l'isoterma che passa per quel punto, ma non conosciamo il volume, che infatti è una delle domande del problema. Possiamo ricavare il volume dall'equazione di stato dei gas perfetti, ma prima abbiamo bisogno di calcolare le moli. Conosciamo però il tipo di gas, anidride carbonica, quindi questa è la struttura della molecola, e quindi conosciamo la massa della molecola. La massa molecolare è 44 UMA, unità di massa atomiche, quindi la massa molare è 44 grammi, semplicemente sostituendo UMA con grammi. Ora noi abbiamo 60 g di gas, la massa molare è 44 g, vuol dire che abbiamo un po' più di una mole. Per sapere quante moli sono, basterà dividere i 60 g di gas per la massa di una mole e otteniamo una mole 36. Questa è la formula inversa di quella che già conosciamo: la massa del gas è data dalla massa di una mole moltiplicata per il numero di moli. Formula inversa per trovare il numero di moli. Ora che ho scoperto le moli, vado a sostituire nell'equazione di stato dei gas perfetti. E così trovo il volume. Utilizziamo R in atmosfera in litri perché la pressione viene data in atmosfere e così otteniamo 33,6 litri, questo è il volume del gas. Attenzione alla temperatura in Kelvin e non in gradi centigradi. Siamo sicuri che questa anidride carbonica in queste condizioni è un gas perfetto? Sì, perché la temperatura è sufficientemente alta e la pressione è abbastanza bassa in modo che questo gas sia lontano dallo stato liquido. Dunque ora abbiamo trovato il volume del gas, questa è la situazione solita con il contenitore, il volume è riportato sull'asse orizzontale e misurato da questa scala graduata. Il gas quindi si trova dentro questo contenitore, c'è il termometro e c'è il manometro per misurare temperatura e pressione. Passiamo quindi al calcolo del numero delle particelle. Possiamo farlo in due modi. Il primo è più semplice, basta moltiplicare il numero di Avogadro per il numero delle moli, poiché il numero di Avogadro è il numero di particelle che si trovano in una mole di qualunque sostanza, anche di anidride carbonica. Il calcolo porta questo valore. Oppure posso ragionare con la massa, perché conosciamo la massa del gas, sono 60 grammi, e conosciamo la massa di una particella, che è 44 UMA. E la massa del gas è la somma di tutte le sue particelle, quindi della massa di ciascuna, quindi è la massa di una particella moltiplicata per il numero delle particelle che stanno in questo contenitore. Quindi con la formula inversa trovo il numero delle particelle dividendo la massa di gas per la massa di una particella sola, che però va trasformata in grammi, moltiplicando per UMA, che è questo valore. I grammi si semplifica e otteniamo lo stesso risultato di prima. Passiamo quindi al calcolo dell'energia cinetica media e poi soltanto di quella di traslazione. Queste due energie sono diverse perché la molecola di CO2 è una molecola lineare e quindi ha 5 gradi di libertà, che sono 3 traslazioni nello spazio e 2 rotazioni. Invece per calcolare l'energia cinetica di sola traslazione dovrò considerare soltanto 3 gradi di libertà, quelli delle traslazioni. Cominciamo con l'energia cinetica media delle particelle, associata però a tutti i possibili movimenti che sono 5. Quindi utilizziamo la solita formula, i possibili movimenti, gradi di libertà per un mezzo KBT, anche qui temperatura in Kelvin, KB è la costante di Boltzmann e questo è il risultato, un valore molto piccolo in Joule ovviamente perché stiamo esprimendo l'energia cinetica media di una singola particella e quindi è una cosa microscopica. Un valore microscopico, mentre Joule è una unità di misura macroscopica. Il calcolo dell'energia cinetica media di sola traslazione è identico, ma anziché 5 movimenti dobbiamo metterne solo 3, le 3 traslazioni, e questo è il valore. La velocità quadratica media si calcola anche lei con le sole 3 traslazioni, utilizzando questa formula che abbiamo già dimostrato in un video precedente, questo è il risultato. Attenzione però che la massa della particella va espressa stavolta in chili, quindi 44 UMA
corrispondono a questi chilogrammi. Qui sono mostrate le unità di misura, la costante di Boltzmann, Joule su mole Kelvin, poi la temperatura diviso la massa, Kelvin su chilogrammo. Mol lo possiamo togliere perché è una unità di misura finta. Kelvin va via, al posto di Joule Newton per metri. Al posto di Newton, chilogrammo metri al secondo quadrato. Chilogrammi si semplifica, rimane metri quadrati, secondi quadrati, quindi metri al secondo fuori della radice. E infatti è una velocità. Infine c'è da calcolare l'energia interna, l'energia cinetica totale di tutte le particelle interne al gas. E si può fare in due modi. O si moltiplica l'energia cinetica media per particella per il numero delle particelle, oppure si applica la formula che già conosciamo, che l'energia cinetica interna totale di un gas è un mezzo RT, T sempre in Kelvin, per il numero delle moli e per i gradi di libertà. Qui conviene utilizzare R, la versione in Joule, quindi 8,31 Joule su mole Kelvin. Quindi moltiplichiamo per le moli e per 5 gradi di libertà, le moli si semplifica, i Kelvin anche, quindi rimane circa 8,5 kJ, che è un valore molto grande, si parla di quasi 10.000 J. E qui vediamo il passaggio dal mondo microscopico della singola particella che ha una piccola energia cinetica media al mondo macroscopico di un insieme molto numeroso di particelle. Infatti ne sono 8 per 10 alla 23 e quindi messe tutte insieme, pur avendo piccola energia cinetica ciascuna, messe tutte insieme fanno una grande energia cinetica complessiva.